I vertici della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori della provincia di Alessandria, hanno incontrato in sala consiliare a Palazzo Ghirini, sede dell'amministrazione provinciale, parlamentari, consiglieri regionali e sindaci per portare all'attenzione del governo le problematiche relative al mancato controllo della fauna selvatica ed in modo particolare ai danni provocati dagli ungulati e non risarciti. Il presidente della CIA, Giampiero Ameglio, ha fatto poi pervenire al prefetto di Alessandria il documento elaborato dalla CIA nazionale per un sollecito da far pervenire al governo. Il problema non è soltanto un problema della provincia di Alessandria, l'iniziativa della CIA è un'iniziativa nazionale, infatti oggi vengono portati dei documenti in tutte le province, in tutte le prefetture e gli consegneremo il documento della giunta nazionale, ma vorremmo portare dei messaggi, no? Il messaggio sono proprio quello del diritto di continuare a produrre, a fare agricoltura nel nostro territorio. Il dovere di mantenere alcune aree che sono quelle più marginali, che oggi sono quelle più martoriate, e il diritto anche di avere il rimborso dei danni che a oggi in molti casi sono fermi al 2012. E dovremmo avere avuto nel 2014 800 e qualcosa mila euro di danni in provincia di Alessandria. Noi stiamo dicendo che le regole di adesso, le leggi, le norme di adesso non sono più adeguate a una situazione che non è più normale, che è eccezionale, che è particolare. E quindi ad esempio chiediamo fortemente l'approvazione della legge regionale che è in stand by, che è ferma in regione. Chiediamo che magari vengano, non so in che modo, liberalizzate alcune cacce di alcune cose, perché non è più possibile il contenimento di alcune faune semplicemente facendo 3, 4, 5 battute di caccia all'anno. Sì, gli ungulati, diciamo che se dovessimo fare un rapporto, grosso modo si avvicina al 70% del danno provocato dai cinghiali, all'incirca un quarto è quello dei caprioli, ma non è quello meno importante, perché i caprioli sono situati nelle zone più marginali, quelle che oggi sono state, vengono abbandonate, ma ricordo che c'è il problema dei piccioni, delle nutrie, dei corvidi, qui la fauna selvatica è fuori controllo.